Daniele, lo sanno tutti, però partiamo da uno stadio sostanzialmente che dovremmo vedere e non è molto lontano da qui. Reateo. Esatto. Però io sì, ho giocato dopo, quando stavo nel Milan, che facevo le amichevoli. Ma io sono nato, cioè sono cresciuto al vecchio stadio di Monza, al Sada, l'oratorio vicino, perché sono cresciuto a Regina Pacis, che è a 200 metri. Com'è stato il tuo rapporto con l'oratorio all'inizio? Ma devo dire che io sono cresciuto all'oratorio, al di là che prima ero obbligato, tra virgolette, a andare a fare il chierichetto, e poi dopo... Come te la cavavi? Bene? Molto bene. Dopo il vino che ammazzava lo bevo io. Beh, penso come tutti, no? Esatto, siamo cresciuti così. E avevo la fortuna di avere a 100 metri da casa questo oratorio di Regina Pacis, dove dentro questo oratorio c'era la società calcistica SC Juveniglia, dove i miei genitori erano contenti che io andassi in un posto sicuro con tutti i ragazzi, in un posto tranquillo, e sono cresciuto lì. Eri orgoglioso di giocare in oratorio? Assolutamente sì, perché lì ho messo le basi per le amicizie vere, cioè quelle alla fine che sono rimaste negli anni e continuano ancora. Ci piace ricordare che oggi potete intuire, e allora io proporrei di fare così, per par condicio sostanzialmente, perché l'idea era di estrarre, ma per par condicio, dopo vede lui come sistemare la faccenda, direi facciamo che se Don Donato... Facciamo fare una schiacciata... Allora, sì, perché abbiamo anche il pallone, giusto, io direi Don Donato, se vieni a ritirare il pallone con le firme... I giocatori del Milan, poi dopo Don Donato vedrà in oratorio come dire. Grazie Daniele, grazie di cuore per la tua presenza e per la tua testimonianza, e perché sostanzialmente che poi distribuiamo. Assolutamente. Solo ai milanisti. Chiediamo sempre a Franco se ci raggiungi per la premiazione. Non è vero. La cosa bella è che la Sport, al di là che uno sia interista, juventino, avete il pari con juventino, accomuna è veramente i veri valori dello sport. Io, come ho detto, ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano, di aver avuto la fortuna, qui lo dico e non lo nego, che i miei genitori non hanno mai visto una partita, e peccato che non hai detto quella cosa non vorrei sbagliare. Non è mia, ma Dampita, sono un allenatore di basket, conoscete? Ha detto che il sogno di ogni allenatore è allenare una squadra di orfani.